Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi proviamo insieme il set Skin Tone di Winsor & Newton. Esistono due tipi di set, Skin Tone 1, ideale per pelli chiare, e Skin Tone 2, studiato per pelli scure. Ho acquistato il set Skin Tone 1 su Amazon al costo di circa 19 euro. Troverete qui sotto in descrizione il link per l'acquisto. Questo set è composto da 6 pennarelli. Ogni pennarello presenta due punte, una piccola e una grossa. Prima di utilizzarli ho sbocciato i colori su un foglio ed ho notato una cosa un pochino fastidiosa: i colori non rispettano il pack esterno. Ho già preparato un'illustrazione da colorare, voglio provare ad utilizzare solo i Pro Marker senza fare prima la base col pastello, per vedere come si sfumano tra di loro questi colori. Per colorare questa illustrazione ho utilizzato tre tonalità, Satin, Patti e Coral. I primi due, Satin e Patti, che sono quelli più chiari, si sono sfumati bene insieme, mentre Coral invece mostra un distacco abbastanza evidente. Alla fine decido di utilizzare i pastelli per cercare di rendere un po' meno piatta l'immagine. Creo una nuova illustrazione, questa volta però decido di utilizzare i pastelli acquarellabili come base. Sicuramente preferisco questa illustrazione all'altra. Utilizzare i pastelli acquarellabili come base danno tridimensionalità all'immagine e si sfumano bene con i Pro Marker. E voi invece avete già provato questi set Skin Tone? Quale set avete, l'1 o il 2? E quale preferite? E volevo chiedere a chi è il set 2 se i colori corrispondono al pack esterno. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche per non perdere tutti i miei video e seguitemi anche sui miei social Facebook e Instagram. Bene ragazzi, io vi lascio al proseguimento del video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!